Allora, ragazzi, abbiamo deciso di ritrovarci. L'anno scorso abbiamo fatto il nostro primo video insieme in collaborazione ed era andato molto, molto, molto bene. Di questo siamo stati super contenti e quindi abbiamo deciso semplicemente di riprovarci, di ricominciare, di ritrovarci. Quest'anno con un po' più di calma rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso diciamo che tra la fine del campionato precedente, qui all'inizio di quello dopo, c'è stato veramente poco, non ci sono stati amichevoli, non avevamo nemmeno idea. Tanto ti sei frizzato, nemmeno idea ora ci sei di come avrebbe giocato Pirlo, quindi è stato un grande tuffo nel vuoto. Invece quest'anno siamo un po' più sicuri su quello che riguarda Allegri. Almeno io dico così, poi non so se sei sicuro anche te. Ma un pochino, dai, l'anno scorso ce lo dicevamo prima, ci siamo guardati le formazioni che avevamo fatto, diciamo che abbiamo preso la lettera al presidente, ci aveva chiesto massimo entusiasmo, noi eravamo andati bene. Vabbè, diciamo la verità, si parlava di Suarez l'anno scorso, quindi con un colpo alla Esatto, Suarez ti aspettavi veramente di dover andare tutto l'attacco, poi non sapevamo Pirlo come l'avrebbe presa. Non è andata mamma mia. bene, speriamo che quest'anno vada bene di beccarci. Allora, iniziamo subito dicendo che sarà diviso in due parti questo video, la prima sul mio probabilmente sarà lunghissimo e la seconda sul canale di Damo, lo trovate qui sotto in descrizione, lo trovate anche nel tag. Del titolo cercheremo di fare una guida completa, una vera e propria guida completa a quella che sarà la Juventus di Allegri dell'anno prossimo. L'anno scorso, tra l'altro, abbiamo quasi raggiunto le 100.000 visualizzazioni al video sul mio canale, abbiamo quasi raggiunto i 10.000 mi piace, segno che è stato un contenuto che veramente ha catturato la vostra attenzione, quindi ci riproviamo, chiediamo di provare a raggiungere, non dico gli stessi livelli perché sono veramente alti e forse irraggiungibili, ma qualcosa di questo tipo, anche perché sta iniziando ufficialmente la stagione e credo che questo sia cronologicamente il modo migliore di iniziare. E vogliamo sapere anche le vostre opinioni per capire se ci siamo fatti un film noi, una roba che non esiste, oppure effettivamente anche voi siete d'accordo con quella che è la nostra idea di Juventus. Io direi di partire subito, non prima di avervi chiesto di scaricare OneFootball. Tra l'altro lo sappiamo, in queste ore ci sono de delle notizie che potrebbero arrivare dal fronte Locatelli e dal fronte Paulo Dybala. Di più, niente, a meno che poi non esca qualcuno. Speriamo che possa concludersi questa telenovela legata a Locatelli, anche perché so che Davom sul suo canale qualcosa su Locatelli lo vorrà dire, vorrà spiegare perché tutto questo tempo passato dietro a Locatelli e solo Locatelli. E anche su Dybala, quindi sono due punti che andrà a toccare lui e su OneFootball potremo leggere tutti gli aggiornamenti in tempo reale per queste due trattative. Basta, iniziamo subito. Vi mostro a schermo quella che per il momento secondo me è l'idea di Juventus di Massimiliano Allegri, un 4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1, chiamatela come volete, con Szczęsny in porta, con Alexandro sulla sinistra basso, con Danilo sulla destra basso, con Chiellini e De Ligt come difensori centrali, perché semplicemente secondo me se Chiellini sta bene gioca, bisogna capire quanto sta bene. Potenzialmente è la coppia migliore secondo me che possiamo creare, molto più di Bonucci e De Ligt, ed è la stessa Chiellini-Bonucci. Pensare a De Ligt in panchina penso che sia abbastanza un sacrilegio, soprattutto visto il reparto difensivo che abbiamo. Chiesa sulla sinistra, Cuadrado sulla destra, Locatelli appunto come faro in mezzo al campo, Adrien Rabiot in grado di dare inserimento, corsa, dinamicità e se vogliamo anche fisicità a una squadra che ne ha sicuramente bisogno e le squadre di Allegri solitamente ne sono state piene perché semplicemente la Juve in quegli anni aveva dei centrocampisti di questo tipo, e Dybala Ronaldo. Perché Dybala Ronaldo? Perché se l'idea iniziale di Massimiliano Allegri è quella di mettere Dybala al centro del progetto, e se è vero come è vero che Messi al PSG ha chiuso la porta a un addio di Cristiano Ronaldo, i due migliori attaccanti che abbiamo nella nostra rosa al momento sono questi. Poi l'augurio è che Caio possa rivelarsi un fenomeno di centravanti già da subito, che Alvaro Morata possa mettere in seria difficoltà l'allenatore come aveva fatto l'anno scorso con un ottimo inizio di campionato. Però secondo me sulla carta potenzialmente questi due sono i migliori giocatori che abbiamo nel reparto offensivo. Non so se sei d'accordo, ma so, cioè lo so, però voglio che Sì, mi dici anche te la tua opinione. dai ragazzi, con Chiesa, dai, mettiamoci anche Chiesa di Cioè. diritto dopo una stagione del genere. Sappiamo quanto il 4-4-2 faccia storcere un po' il naso, no? Un po' anche ai tifosi, perché è il modulo più classico e Sì, semplice possibile. basilare.
Però obiettivamente i giocatori sono quelli, ma poi comunque io e te abbiamo preparato questo contenuto perché poi io e te quando ci presentiamo con questi contenuti li prepariamo e li studiamo, perché dovremmo far vedere le nostre chat di WhatsApp. Dovremmo che poi tra l'altro ci autocarichiamo prima del video perché non vediamo poi l'ora neanche noi, perché alla fine il bello è questo. Però effettivamente vedrete ragazzi poi che ci sarà tutto un discorso, un ragionamento logico dietro e su questo lo spoilerò, cioè do grande merito a Luca perché mentre ne parlavamo ha fatto un bellissimo ragionamento storico proprio partendo dalla Juve di Allegri di Cardiff, toccando la Juve di Sarri, di Pirlo, fino alla nuova Juve dello stesso Allegri e vedrete che poi bene o male le cose vi sembreranno andare al giusto posto, ecco, diciamo così, perché è anche la sensazione che ho avuto io, quindi sicuramente ci arriveremo per passi. Intanto ti ringrazio per le belle parole e mi prendo questo tuo assist a porta vuota e lo voglio incastrare subito dicendo: perché questa formazione con Chiesa e Cuadrado? Non è detto che questa sarà la Juve definitiva, io parto da questa perché è molto semplice e non uso parole a caso. È molto semplice, è il titolo del libro di Massimiliano Allegri, è una frase che lui ripete sempre, lui ce l'ha sempre detto, il calcio è molto semplice. Quindi sono partito dall'idea più basilare possibile, un 4-4-2 con gli esterni che sono esterni, gli attaccanti che sono attaccanti, i terzini che giocano con il piede giusto, i centrali che giocano con il piede giusto, i centrali di centrocampo giocano con il piede giusto e il portiere in porta. Base, semplice, quindi... Però, lo sappiamo, anche Davon l'ha detto tante volte nei video di tattica che ha fatto, una soluzione interessante potrebbe essere quella di sacrificare uno dei due esterni di centrocampo, uno tra Chiesa e Cuadrado, magari per un centrocampista che potrebbe andare a fare l'esterno, come potrebbe essere McKennie, come potrebbe essere Rabiot. Quindi ci sono tante soluzioni. Secondo me Allegri partirà da un'idea di voler cercare gli 11 migliori, come ha fatto l'anno di Cardiff, come ha specificato anche al club quando Pirlo era in difficoltà e non era ancora Allegri allenatore della Juventus, e quindi partirà da un'idea di Juventus semplice, poi andrà pian piano, perché Allegri è uno che cambia in corsa, uno che si accorge dei cambiamenti man mano che vede i giocatori giocare, man mano che vede gli allenamenti. Un'altra cosa molto interessante che vi dico è perché il 4-4-2, perché storicamente abbiamo visto che è il modo migliore di integrare Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, ma a questo ci arriveremo. E i meriti qua, i crediti li devo dare tutti a Maurizio Sarri, che per quanto mi riguarda è stato l'allenatore nei tre anni, diciamo così, questo sarà il quarto, nei tre anni di gestione di Dybala Ronaldo è stato il migliore a farli coesistere, è stato l'unico che è riuscito veramente a trovare la quadra. E tra l'altro, l'altro giorno mi sono riguardato la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, lui il primo giorno gli chiedono: ma Dybala e Ronaldo possono giocare insieme? Lui risponde: sì, possono, ma poi la squadra di conseguenza deve adeguarsi, perché questa è una squadra fatta di solisti, non è una squadra di coralità come il mio Napoli, sono giocatori che godono negli ultimi metri a tirare la giocata, a tirare fuori la giocata. E sono parole queste che abbiamo sentito dire tante volte a Massimiliano Allegri nel suo ultimo anno di Juventus, cioè organizzare una squadra nella fase difensiva e poi sono i giocatori forti che ti fa la differenza negli ultimi metri. Lo ha detto Sarri, lo ha detto Allegri, lo ha fatto vedere Pirlo per alcuni momenti, e quindi credo che il 4-4-2 sia il modo migliore per ripartire. Però qua viene fuori la criticità, no? Qual è la criticità maggiore della coppia di Dybala Ronaldo? Lo sappiamo. Vuoi dire a te? Fase difensiva, diciamo, in realtà ce ne sono due. Due, infatti voglio partire da quella offensiva. Esatto, che l'area di rigore, no? Certo. Che è più vuota di... Del mercato della Juve. Esatto. Non volevo essere così crudele, però sì, partiamo esatto da questo primo problema. L'area di rigore che risulta effettivamente abbastanza vuota. L'altro giorno ho letto un commento in particolare sotto il mio video che mi ha fatto effettivamente riflettere, che non solo l'area della Juve sembra vuota, e che non solo sembra, che è effettivamente vuota, ma è anche quello che effettivamente troppe volte gli attaccanti della Juve sembrano a 10 km di distanza l'uno dall'altro. Vero. Mentre sì, l'altra sera una decina di volte, ma veramente, se non sono 10 saranno 6 o 7, Bright White, Depay, Griezmann,
erano a 2 metri uno dall'altro e con degli scambi di prima, di seconda, arrivavano in area con questi 1-2, con questi triangoli, no? Commento molto giusto, molto attento, e quindi anch'io ho cercato di capire, no, con quell'ultimo video che ho fatto, quale potrebbe essere la soluzione. Cioè, il vero problema, lo sapete, queste sono cose che sono già state dette e ridette, quindi non c'è bisogno di approfondirle, ma Dybala e Cristiano sono 2 giocatori anarchici, non sono 2 veri attaccanti. Sappiamo che Dybala è una sorta di registro offensivo, anche se sappiamo quanto lui faccia gol e sia bravo a far gol, perché anche Maurizio Sarri, secondo me, è riuscito a farlo rendere così bene, non solo perché l'ha messo al centro del progetto, ma anche perché tatticamente l'ha messo molto vicino alla porta. Cristiano Ronaldo, sappiamo la sua tendenza ad allargarsi verso la sinistra, sul centro-sinistra. Io, guardando l'europeo, ho avuto la sensazione che lui si sia arreso al fatto che non può più fare quel ruolo. Sono d'accordo. E quindi anche lui sta accettando questa sua trasformazione, ma che tutti i grandi campioni, ragazzi, prima o poi devono fare se vogliono aumentare la loro longevità. E Cristiano Ronaldo deve sapere anche fare questo passo in più verso un nuovo modo di giocare, che deve essere, secondo me, anche più corale, perché se è più corale, secondo me, può anche fare più gol. Perché se continua a giocare così tanto da solista, sperando magari di partire da sinistra, eccetera, lui tra l'altro deve capire che non ha Kroos, Modric e Casemiro alle spalle e Marcelo che gliela mettono col contagiri sulla testa. Questo purtroppo la Juve non può succedere, quindi questo è sicuramente il primo vero problema di questa coppia qua, no? Dybala, Cristiano Ronaldo. Noi, secondo me, abbiamo tra gli esterni e 2 centrocampisti che sono McKennie e Rabiot che possono ovviare a questo problema. E qua, secondo me, è giusto anche aprire una discussione, nel senso che l'anno scorso si è visto a sprazzi, però non è sufficiente ancora. E le parole di Max Allegri, che va a nominare così, con così grande insistenza, proprio Adrien Rabiot e Weston McKennie... Sono d'accordo. Sì, perché ce l'ha detto chiaro e tondo, sono giocatori che hanno dei gol nelle gambe, ma che non hanno ancora completamente fatto vedere. Io però voglio rimanere nel dettaglio, perché tu prima hai dato uno spunto, anzi 2 spunti interessanti, ai quali mi voglio aggrappare ancora una volta. Perché la soluzione ancora una volta è molto semplice. Cristiano Ronaldo deve fare la punta e Paulo Dybala deve fare la punta. Se giochiamo col 4-4-2, Cristiano Ronaldo e Dybala sono 2 attaccanti. E Sarri ce l'ha fatto vedere perché hanno reso così bene Dybala e Ronaldo con Sarri. Perché erano completamente liberi da tutti gli altri pensieri, dovevano giocare vicini, dialogare tra di loro, perché loro 2 sono semplicemente 2 giocatori forti. Nel campionato di Serie A sono 2 tra i giocatori migliori del campionato. In Europa Ronaldo ce l'ha fatto vedere negli anni, è ancora a quest'età uno dei calciatori più forti che c'è nella Champions, e semplicemente loro devono preoccuparsi di risolverci la partita, di fare gol. È ovvio che dovranno partecipare alla fase difensiva, ci arriveremo dopo, sarà una roba un po' più passiva rispetto a quello che abbiamo pensato negli anni. Secondo me questo è stato il grande errore che sia Sarri che Pirlo all'inizio hanno fatto, per poi arrendersi verso l'evidenza. Ma Dybala con Allegri ha sempre fatto tanti gol, salvo l'anno di Cristiano Ronaldo, perché giocava vicino alla porta, giocava con Higuain, erano una coppia di attaccanti, erano come Del Piero, Trezeguet, facevano gli attaccanti anche nel 4-4-2. E nell'ultimo anno di Allegri Paolo è andato in difficoltà semplicemente perché dalla porta si è allontanato, perché c'era Mandzukic che era la spalla di Cristiano Ronaldo. Era Mandzukic che puliva i palloni che venivano lanciati lunghi e li scaricava, c'era la sponda per Cristiano. Quindi Paolo si è allontanato, è diventato sempre meno attaccante, è andato a fare un ruolo più di raccordo del centrocampo e dell'attacco, è andato a fare il classico trequartista, ma in questo caso Dybala non deve allontanarsi dalla porta, deve avvicinarsi perché deve stare vicino a Cristiano Ronaldo. Ma tra l'altro qua mi inserisco un attimo, è vero che è stata solo una partita, ma comunque io sono sempre l'idea che ci sia un perché a tutto. Pensiamo a Bologna-Juve, l'ultima, no? Ma Dybala quanto sembrava veramente a casa sua nel 4-2-3-1 dietro la punta. Sì. Impressionante. Quello lì è il suo ruolo, il suo modulo. È inutile girarci intorno. Paolo Dybala è lì che dà il meglio. Se me lo metti, secondo me, lì sull'esterno già qualcosa perde. Se me lo metti prima punta da solo già qualcosa perde. Se me lo metti trequartista già qualcosa perde. In appoggio a un attaccante, Paolo Dybala rende al meglio. E se Allegri l'ha voluto mettere al centro del progetto,
dobbiamo ripartire da questa cosa qua. La seconda criticità è quella legata alle palle alte. Tu forse sei stato il primo a tirare fuori questo problema, l'hai già spiegato molto bene. Come facciamo sui lancioni se non abbiamo una punta? Perché Ronaldo dovrà fare la punta, ma Ronaldo non è una punta. Cristiano Ronaldo è un giocatore fortissimo nel gioco aereo, ma un gioco aereo per essere efficace sotto porta, non un gioco aereo di pulizia, di prendere il pallone e servirlo per i compagni. Tra l'altro a breve farò un video su questa roba qua, perché classico di Allegri, tranne il primo anno se vogliamo, quello di Berlino, è avere un centravanti vero e proprio. Allegri ha sempre amato avere un attaccante vero e proprio. Quest'anno nella rosa della Juve non c'è, quello che si avvicina di più è Morata, che è un attaccante molto moderno, non è il classico centravanti. Quindi anche qua la risposta è molto semplice. Se non hai la possibilità di lanciare, giochi palla terra. Giochi palla terra, e Sarri, come dicevamo prima, è stato il più bravo, secondo me, a far vedere Dybala e Ronaldo insieme, a incastrare questa coppia, perché il pallone teneva basso. Sarri arriva e dice: io il pallone voglio tenere basso, voglio cercare di perderlo il meno possibile con i lanci lunghi. Allegri il primo anno, lo ricordiamo per chi magari ha un po' di memoria che se n'è andata, il primo anno di Allegri la squadra giocava divinamente, aveva un centrocampo di altissimo livello, aveva la possibilità di giocare palla a terra in velocità con i tempi giusti, quella squadra giocava bene, quella squadra era forte. Non c'entra niente l'allenatore, l'allenatore ce li aveva. È stato bravo addirittura Allegri a trovare un modulo in grado di metterli tutti in campo. Il più sacrificato, se vogliamo, era Vidal, ma tutti gli altri facevano un calcio fantastico. Ed è proprio per questo, secondo me, che i nomi che si stanno facendo in questo momento sono Pjanic e Locatelli, e sono giocatori bravi a trattare il pallone, e io non me la sento nemmeno di tenere fuori Arthur da questo discorso, che in tanti stanno già etichettando come non adatto al gioco di Allegri. Ma no, aspettiamo, dai, per Arthur veramente aspettiamo, anche perché è giovane comunque, anche se non sembra, perché ne dimostra di più, ma è giovane. No, problema palle alte è un problema serio, sì. Perché non stiamo parlando di una squadra di metà classifica che si può accontentare di fare una vittoria ogni tanto, no? La Juve in un modo o nell'altro deve vincerla. Io l'ho affrontato in due modi il problema della palla alta, ma perché con il centrocampo che abbiamo, e ne è stata la dimostrazione dell'altra sera, noi andiamo veramente tantissimi in difficoltà, ma anche solo quando la squadra avversaria si posiziona con delle linee molto strette, molto fitte, noi lì veramente non sappiamo cosa fare. Ma perché? Perché ragazzi, se voi provate magari a guardarci anche sabato sera contro l'Atalanta, abbiamo dei centrocampisti che fanno fatica proprio anche a smarcarsi. Ma perché quando non ce l'hai nella tua indole, quando non ce l'hai di natura, è difficile, è veramente difficile. E anche l'altra sera era un continuo passarsi il pallone fra i due centrali di difesa, terzino, centrale, 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 terzino. E qua, Luca, noi abbiamo una grafica che hai tirato fuori tu. Ce la giochiamo subito? Secondo me è adesso, perché fa capire quello a cui mi sto riferendo. Ok, insomma, la grafica ve la mettiamo in sovraimpressione, è relativa appunto a Juventus-Barcellona, però del 2017, quello in cui vinciamo 3-0 a Torino. La Juventus non ha fatto una gara di possesso palla, non ha fatto una gara di dominio del gioco sotto il punto di vista del palleggio. La Juventus cosa ha fatto? Ha giocato in ripartenza, ha giocato verticale, cinismo a manetta, pochissimi passaggi tra i difensori centrali, tra centrale e terzino. Se voi ci guardate, infatti, adesso tante volte le squadre avversarie lasciano proprio giocare il passaggio dal centrale, da De Ligt a Cuadrado, a Danilo, chi per lui. Perché in quel momento lì la Juve ha praticamente finito la sua azione. Per quale motivo? Centrocampisti centrali non si smarcano. Mezze ali che per fargli fare un inserimento senza palla bisogna non so cosa, bisogna veramente frustarli il più possibile. Se alzi il pallone là davanti c'è Cristiano Ronaldo, che piuttosto che sporcarsi le mani per andare a fare un po' di battaglie per tenere un pallone, anche lì non ne parliamo, e quindi le soluzioni sono già finite. E allora io ho cercato di trattarle in due modi queste palle alte, nel senso che la prima è quella di mettere in campo un giocatore come McKennie, che comunque io credo
al di là del colpo di testa sul gol, che lì Cristiano Ronaldo non ha uguali, ma non ha uguali nel mondo probabilmente, ma come saltatore nel complesso, nell'andare a sporcare una palla, nell'andare a spizzare un pallone, nell'andare a difendere un pallone, è Weston McKennie il nostro saltatore migliore. Certo. E questa idea, ragazzi, tra l'altro questa idea non è che mi salta così alla mente a caso, nasce da Juventus-Atalanta, finale di Coppa Italia, una delle partite dove la Juve mi è sembrata solida e con le idee ben chiare. In quel caso lì McKennie andava a fare praticamente l'esterno nel 4-2-3-1 e nel momento in cui Atalanta ci veniva a prendere, noi alzavamo questa palla, facevamo un lancione lungo e McKennie tante volte riusciva a spizzarla, riusciva a metterla giù. Nella formazione che abbiamo mostrato all'inizio, in questo caso McKennie non c'è, lo certo. Si potrebbe fare per esempio con Adrien Rabiot, anche se di testa secondo me deve ancora un pochino migliorare per la prestanza certo. fisica, per la prestanza fisica che ha. La seconda soluzione che ho fatto vedere nell'ultimo video è quella praticamente di un Dybala falso 9 che deve fare da regista avanzato per cercare di attirare, assorbire il movimento del proprio marcatore, del difensore, liberando la profondità per i due esterni, perché io lo ripeto ancora una volta, abbiamo dei giocatori ragazzi in corsa che fanno fatica a starci dietro gli avversari. Allora in questo caso la palla alta non è per cercare di mettere giù la palla e conquistare metri, magari come si può fare con McKennie e come si faceva benissimo con Mandzukic, perché tu andavi in difficoltà, alzavi questo pallone sulla sinistra, Mandzukic te lo metteva giù, la squadra avversaria si abbassa, tu ti alzi, crei il dominio. Con questo falso 9 l'obiettivo è andare sparati praticamente dritto verso la porta, comunque cercare anche gli esterni, cercare di metterla giù e creare i presupposti per Chiesa e Cuadrado di fare un uno contro uno. Quindi sono due soluzioni un po' diverse che però secondo me vanno a coprire quella carenza tecnica e quella carenza nella caratura proprio, no, del giocatore che abbiamo a centrocampo. Credo che siano due soluzioni, o meglio, sono le due soluzioni che fino ad ora io sono riuscito a trovare, ecco, per i giocatori che abbiamo. Tra l'altro un piccolo appunto, allora la grafica era dell'ultimo uomo e ci mostrava come appunto la Juventus non era praticamente mai andata in orizzontale, tra l'altro Bonucci e Chiellini mai si sono passati il pallone con la partita, ma sono andati sempre verso l'alto, e un giocatore proprio di quella partita che può ricordare vagamente il discorso che hai fatto su McKennie, nell'idea di Allegri di quelle Juve lì, secondo me è Sami Khedira, che è un giocatore che giocava a centrocampo, molto bravo negli inserimenti, molto forte fisicamente e di testa, che riusciva sempre ad andare a riempire l'aria e ad aiutare lo stesso Paolo Dybala, che magari faceva quel movimento che dicevi te di venire incontro al pallone e quindi liberava per forza di cose lo spazio nell'aria, solo Higuain non era sufficiente e si buttavano dentro Mandzukic e Khedira e andavano a prendere il cross di Cuadrado. Tra l'altro quel Juventus-Barcellona lì secondo me è la grande coppia che dovremmo avere sempre in testa, basti ricordare i due gol di Dybala come sono arrivati, il primo con Cuadrado che punta l'uomo e noi abbiamo la forza negli esterni, dobbiamo giocare sugli esterni, ci arriveremo. E appunto l'uomo mette un pallone basso anche in questo caso per Paolo Dybala, che di prima, perché lui le doti, le capacità tecniche ce le ha, fa un gran gol. L'altro arriva dalla sinistra con Manz che ci fa la stessa cosa, e Dybala ancora una volta bravo a trovare l'angolo, a trovare l'impatto con il pallone. Quindi lo dico già subito, ampiezza, questo sarà uno dei miei mantra. Cuadrado e Chiesa sono degli ottimi esterni in grado di creare la superiorità numerica, riescono sempre a strappare, rubare e mettere gli avversari, e secondo me sono il nostro vero punto forte. Sarà molto necessario appunto muovere il pallone tra Locatelli, se sarà lui, e Dybala per creare quel movimento che vedevamo già qualche anno fa con Dybala e Pjanic, per trovare gli spazi per poi andare in verticale, perché secondo me l'idea di fondo dell'acquisto di Locatelli è un giocatore che va in verticale, a differenza di tutti quelli che, esatto, che esattamente. Abbiamo qui. E poi magari approfondiremo nell'altro punto. E la criticità comunque del giocare palla a terra, che ho detto prima, perché sono passati dei minuti, magari qualcuno è lì che pensa vabbè, facile giocare solo palla a terra, non si può giocare sempre palla a terra. Qua io ho una piccola clip, c'è Massimiliano Allegri che parla e racconta di quella volta che all'esordio con la Juventus Buffon riuscì a tenere il pallone più dei centrocampisti e ha deciso di cambiare qualcosa. Eccola qua. Ma quando si può giocare? E io a Gigi, all'ultimo due portiere che avevo, a Gigi e a Codice, dicevo, giochiamo, ma se ci venga alla prima palla mezza in mezza,
per non togliervi certezze buttiamo la palla, là, tanto non è mia vergogna, staremo 2-3 minuti con la palla un po' per aria, poi dopo riprendiamo a giocare. In questa clip Allegri ce lo dice tranquillamente, non puoi avere sempre il possesso del pallone, molte volte, oh, non è mica vergogna, lancialo per aria, tanto poi lo recuperiamo. E ancora una volta è molto semplice, la formazione che abbiamo visto prima erano 4 giocatori in difesa, 4 giocatori a centrocampo e 2 giocatori in attacco che possono semplicemente essere più passivi e arretrare, andare dietro la linea del pallone e difendersi, oh, dobbiamo dirlo, da provinciale. Difendiamoci da provinciale. Sarri voleva difendere attaccando, voleva difendere in avanti, si è arreso. Per vincere lo scudetto si è arreso. Pirlo voleva proiettarsi sempre in avanti, 6 uomini in attacco, sempre offensivi. Si è reso pure lui per arrivare in Champions, si è reso pure lui. Gli attaccanti sono i nostri primi difensori. Se i nostri attaccanti non sono in grado di difendere in avanti e di andare a fare un pressing offensivo efficace, tanto vale non farlo. Poi questa è la mia idea, però penso che sia questo. Sì, no, ma infatti io, tra l'altro, io veramente adoro la praticità in questo uomo, perché veramente nell'esprimere certi concetti, cioè, che vergogna è a volte alzare il pallone in una situazione. Quest'anno quante volte abbiamo pagato, cioè ci siamo intestarditi cercando di far giocare Bentancur al limite dell'area, ci è costato una qualificazione ai quarti di finale, tanti altri errori, penso quello con la Lazio, quell'errore di Kulusevski, insomma lo stesso Arthur col Benevento, mamma mia, va bene. Quest'anno, ma l'anno scorso abbiamo messo tutti i colori comunque, che è andata. Quando non vuoi buttare il pallone ma vuoi sempre giocare, non c'è giocatore per farlo. Bisogna, io credo che si debba innanzitutto guardarsi allo specchio e uno comunque deve essere consapevole di quello che è, perché puoi star lì finché vuoi, ma è, lo ripeto, è come chiedere a Cristiano Ronaldo di fare il terzino, cioè, oppure di fare il ruolo che faceva Mandzukic, cioè. Sì, Kama che con Allegri potrebbe finire, effettivamente. No, però, cioè, bisogna riconoscere quelle che sono le proprie qualità, quali sono i propri punti di forza e i propri punti di debolezza. Siete tifosi a cui piace di più il gioco pallaterra? Siete tifosi a cui piace di più una squadra di palleggio orizzontale che cerca di aprire gli spazi? Ma io sono il primo dei passaggi, per carità, ma secondo me non è assolutamente un'offesa dire che la tua squadra è una squadra di ripartenza, perché avere una squadra di ripartenza significa avere anche una squadra verticale, cioè profondamente cinica e concreta quando serve. Juventus Barcellona, con la grafica che vi abbiamo fatto vedere poco fa, quella è stata una partita anche di sofferenza sotto certi punti di vista, sotto certi frangenti, ma tu sei stato talmente tanto intenso, talmente tanto solido e talmente tanto organizzato nella fase offensiva, nella manovra offensiva, che non c'è stata gara. E l'altra sera, le poche volte in cui la Juve ha cercato di far gioco, intendo il trofeo Gamper contro il Barcellona, le poche volte in cui abbiamo provato a far gioco finiva con De Ligt e De Sciglio che sparavano la palla in profondità, con Morata e Cristiano Ronaldo che andavano incontro, si guardavano e dicevano: quindi che facciamo? La palla è dietro di noi, ok. Ci sono state 3-4 volte dove Bentancur ti viene a recuperare il pallone, dove un esterno ti viene a recuperare il pallone e vai al tiro, vai in porta, e se Neto non ti fa i miracoli la partita non finisce 3-0. E allora dici: caspita, ma aspetta che vado un attimo a fare la conta dei giocatori che ho. Chiesa, Cuadrado, Morata, Kulusevski, Rabiot, Danilo, lo stesso Danilo, perché ragazzi, Danilo quando strappa da dietro è impressionante. Cioè sono già 6 giocatori che sono la metà della squadra, che hanno questa gamba, questo atletismo, questa forza fisica in avanti, che tu non puoi non tenerne conto, ma perché saresti poco intelligente. Se poi questo significa venire meno con certi palleggi, cioè, per esempio, non vedremo mai con questa squadra qua lo stesso gioco e la stessa idea di calcio degli Italia di Mancini. Bravo, volevo arrivare lì. Aveva Barella, Verratti, Giorgini in mezzo al campo. E con Barella, Verratti e Giorgini lo facciamo. E come sostituto entrava Locatelli, ragazzi, ma questi giocano veramente a pallone. Però allo stesso tempo guardate quanto abbiamo sofferto la fisicità di certe squadre. Ad un certo punto, credo contro la Spagna, Mancini ha tolto Verratti e messo dentro Cristante.
tutti noi che ci guardavamo a dire ma che cambio è, che cambio è, mancano 40 minuti alla fine, mi toglie il più forte, mi mette Cristante, è svoltata la partita perché ci ha dato fisicità, ci ha dato centimetri, ci ha dato gamba, ci ha dato inserimenti, ci ha dato un saltatore in area. Tra l'altro, apro una parentesi, il gol in finale di Bonucci nasce proprio da Cristante, che la spizza di testa sul primo palo, un Cristante che subentra ad un Barella poco in forma. Quindi per dire, tu comunque in un modo o nell'altro devi essere capace di sfruttare le caratteristiche dei giocatori che hai, anche se questo non si chiama Messi, se in quel momento ti serve lui e lui è più funzionale al tuo gioco e a quella partita, a quel risultato, tu devi scegliere lui. Ma abbiamo in panchina, credo, il maestro da questo punto di vista, nella lettura di questi momenti, quindi sinceramente da questo punto di vista sono anche abbastanza tranquillo quest'anno. Quindi possiamo fare un respiro e dire che poco prima di Ferragosto 2021 ufficializziamo che secondo noi la Juventus dovrà giocare in contropiede e nessuno si dovrà vergognare di questa cosa. No, adesso a parte gli scherzi, l'anno scorso, la squadra di quest'anno è la squadra dell'anno scorso. Io non ricordo un calciomercato della Juventus in cui non cambia praticamente niente, quest'anno è così. L'anno scorso c'erano dei problemi? Sì. Era solo Pirlo il problema? No. È sicuramente migliorata la situazione con Allegri? Sì. È migliorata la rosa? No, forse no, forse addirittura peggiorata, se vogliamo, nella totalità, con la cessione di Miral e il ritorno dei Rugani. Sì. Arriva Locatelli, cambia poco, ma qualcosa cambia. È uno step. Esatto, è un mattoncino. Però se l'anno scorso questa squadra era una squadra a contropiede, quest'anno questa squadra è una squadra a contropiede. È la stessa squadra. Sì, ma poi voglio dire, ragazzi, chiamiamola se volete anche più ripartenza, se preferite. Mi spiego, perché contropiede sembra veramente che certo. a tutti i costi... Farci attaccare. Mettere il pullman davanti alla porta, no. Giocare in ripartenza e il Liverpool di Klopp, da questo punto di vista, è il massimo esponente. Ma il Chelsea stesso quest'anno. Significa anche... andare a prendere la squadra avversaria in certi momenti di pressing, ma una grande squadra deve saper fare entrambe le cose. Sì, esatto, volevo arrivare lì. Cioè, non è che se noi giochiamo contro l'ultima in Serie A, non so, che ne so, il Venezia, perdonare i tifosi del Venezia, non è che la Juventus dirà, Allegri dirà, che ci attacchino, che giochiamo in contropiede, no. Sì, perché? Anche perché, voglio dire, su 50 partite stagionali, quante non vanno come l'avevi preparata? Quante? Per qualsiasi variabile, quante? Una marea. Perché l'Italia di Mancini è campione d'Europa oggi? Perché abbiamo superato l'ostacolo della Spagna. Se l'Italia di Mancini non sa difendersi per 90 minuti con 11 uomini dietro la palla facendo una partita di sofferenza, esci. Esci. Ma l'Italia sapeva fare anche quello. È accettato di farlo. La Juve, con i giocatori e con gli interpreti che ha, deve imparare, deve accettare di fare entrambe le cose. Entrambe le cose. Ci saranno dei momenti in cui tu dovrai andare là a prendere la palla, ma nei momenti in cui la recuperi devi andare ai 100 all'ora in verticale, perché, lo ripeto, hai degli esterni e degli attaccanti che diventano devastanti, perché quando tu hai un giocatore che ti abbina velocità e tecnica, giocare in ripartenza, cioè Mané, Salah e Firmino là davanti, boom. Cambio campo di Van Dijk, Salah la mette giù, va nei 300 all'ora, il difensore non ci capisce niente. E se infatti, posso aggiungere un punto che non ti ho mandato, ma così concludiamo, dato che siamo già abbastanza là col tempo ed è un appuntamento sul tuo canale. Un giocatore che secondo me sarà importantissimo quest'anno e che non abbiamo mai nominato e che non viene mai nemmeno messo nei titolari, e con la questione dei 5 cambi e con Allegri, secondo me sarà importantissimo, è Kulusevski. Kulusevski secondo me è veramente il giocatore da Allegri, il jolly da Allegri, il giocatore che entra, spacca la partita, che non sarà quasi mai titolare, ma che alla fine dell'anno forse giocherà più di un titolare, perché le farà tutte da subentrante, tutte. Forse è vero. Sì, è vero. È proprio il giocatore che ti dà quella gamba, quello strappo, quella freschezza quando gli altri sono stanchi, un po' come faceva Mancini all'inizio europeo con Chiesa. Sì, lo sapevamo benissimo. Che non era il più scarso di insigne di Berardi. Però Allegri se la vuole sempre tenere la carta da giocare, non l'asso nella manica durante la partita. Quindi... Hai detto Cancelo contro l'Ajax e ti sceglio titolare. ma è facile adesso con Allegri, era più difficile con Pirlo. Con Allegri è facile, le sappiamo. Ah, esatto. Le abbiamo già viste. Niente di nuovo.
E va bene, allora ragazzi, vi chiediamo scusa per tutti questi minuti che vi abbiamo rubato, ma non finisce qua, perché questa è solo la prima parte. Adesso ci vediamo di là dal ragazzo che adesso mi dovrà stimolare con altri ragionamenti e vedremo di fare un'altra chiacchierata. Il video è qui sotto nei commenti, qui sotto in descrizione, nelle schede, dappertutto. Ci vediamo a casa di Dabum. Stappa una birra, dai. Ragazzi, grazie mille. Ci vediamo da me allora a questo punto.